Negli Stati Uniti cambiano le regole sulla sicurezza dei voli. Cellulari, tablet ed altri dispositivi elettronici potranno restare accesi anche durante il decollo e l'atterraggio. Il concetto è che se un passeggero vuole continuare a leggere il suo ebook o ascoltare musica o vedere un video sul suo tablet, potrà continuare a farlo lasciando accese le apparecchiature in modalità aereo, non più obbligo di spegnerle nelle fasi cruciali di decollo e atterraggio, un divieto anacronistico perché un apposito studio del Dipartimento Americano per l'Aviazione ha dimostrato che non c'è alcun problema di interferenze radio. Il divieto però permane in Europa, ma le regole di sicurezza non dovrebbero essere le stesse per tutti? Alessio Quaranta, direttore generale dell'ENAC. Le norme sono uguali per tutti laddove si utilizza la stessa tecnologia. È chiaro che con l'evolversi della tecnologia cambiano le misure di sicurezza e cambiano le normative. In Europa sono di alcune compagnie che stanno attrezzando e anche nel sud-est asiatico altre compagnie stanno attrezzando questi nuovi sistemi. Avranno la possibilità di utilizzare un unico strumento di comunicazione gestito direttamente dalla tecnologia aeromobile, come se fosse una sorta di wireless messa a disposizione dei clienti. E sarà un passo in più con la possibilità di collegarsi a internet in volo. Donatella Gori per il GR2. E restiamo negli Stati Uniti per un grande